E buonasera, buonasera, buonasera a tutto il mio pubblico. Buonasera, ma buonasera, buonasera. Come andiamo? Siamo fichi? Non so, io non tanto. Vi vedete meglio del solito? Inquadrato un po' più simpatico? Ho abbassato tutto il setup, tutta la scrivania. Cioè, la scrivania no, ho abbassato la sedia. Ho messo le gambe a 90 gradi verso il pavimento. E nulla, ho fatto, ho messo le braccia a 90 gradi più o meno, avvicinato tutto, ho fatto una sistemazione di sedie. No, non sono ubriaco, sono fatto di sonno. Sto dormendo in piedi perché per il cambio dell'ora ho dormito un'ora in meno. E cazzo se l'ho sentita. Oggi ho registrato, tra l'altro, un gioco per il canale che è Winking Simulator. Per i non addetti ai lavori è la masturbazione simulatore. Simulatore di masturbarsi in giro. Probabilmente lo vedrete non la settimana prossima, ma quella dopo. Mi aspettavo di più. Sono sincero, mi aspettavo di più da un gioco che ti promette di masturbarti in giro. Non è... no, non è stato entusiasmante come immaginavo. Non è GOTY. Domani, domani avrete il figlio del GOTY 2019. Infatti domani sul canale ci sarà un gioco degli sviluppatori del GOTY 2019, che era Internet Café Simulator, e perché sono gli stessi creatori di Who is this guy, che era Hello Neighbor con Hitler. Domani avrete questo titolo straordinario. Bicchiere, so, ah, si è spostato, aspetta, no, non è vero. Non so dirvi. Non so. Cerco di capire. Datemi un secondo. Vedo di... non è che me l'hanno tolta come feature? Arrivo, Alert Box. Non mi ricordo più neanche come si chiamava quella cosa lì. Ma mi sembra strano che abbiano tolto il bicchiere. Ma andava fino a ieri. Deggiare, ecco qua. C'ho quello, sì. No. Aspetta, Ok, aspetta un attimo, vediamo se lo rinfresca. Non so che dirvi. Boh, Gabriel, non ti so dire. Ma le donazioni funzionano? Qualcuno può provare a rinnovare al volo, per cortesia? Perché adesso sono in un'altra pagina. Nessuno? Favore. Qui uno. Un cazzo? Finita. Non so, come la risolviamo? Aspetta un mese, minchia. No, Ok, maraggio. Cerco piano. Allora, vediamo. A me dà errore. Ok, questo qui è partito. Era un test. Ci ha messo un botto ad arrivare. Ok. Aspettate che guardo. Sembra tutto a posto qui. Tutto uguale, tutto corretto come era sempre stato.
Non posso nemmeno donare abbonamenti. E Twitch? Perfetto. È rotto Twitch. This is a test donation for euro. Quindi niente. Ma strano che si sia rotto il bicchiere, però. Tutto andato. Stasera niente sub, il silenzio. Adesso non mi carica più neanche la pagina di Streamlabs. Non so che dirvi. È pronto da bere la camomilla. Silenzio fuori ordinato. Ce la godiamo comunque, siamo tra noi. Non sono le sub che fanno di questa live un momento gioioso, divertente, no? Aspetta che guardo i thermos, magari a loro funziona. No, non va una sega Twitch in generale a me. Ma è una merda tutto. Si è rotto Twitch? Mi dà errore per qualunque cosa. Vediamo. Oh signor, non ho la home. E no, infatti neanche a me va una sega. Ma fino a 5 minuti fa, ve lo giuro, vedevo tutto. E in effetti siamo anche pochetti stasera, così a caso. Non vedo niente. Aspetta, vediamo se vado direttamente dai thermos. Termosifoni, vediamo. Mi sta caricando la pagina molto lentamente. Molto lentamente. Sa anche il contatore rotto. Ma sì, ma sai, è tutto rotto. Io, a me non carica la live dei thermos, io non li posso vedere. No, 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 ma ragazzi, cioè, è un problema solo mio? Ok, adesso i thermos li vedo. Provo a scriverli. Non mi fa scrivere. Aspetta, eh. Il bot funziona. Aspetta, dove cazzo è il gruppo? Eccolo qua. Aspettate, vado ad informarmi. Scusate, buonasera, salve. Ma anche a voi non va una madonna? Esatto. A me va. Stavo scrivendo nel gruppo sub che alcuni non riescono alcuni a vedere. Alcuni non riescono a vederlo, però in chat scrivono. Io ho aperto la home di Twitch e manca la home. E no, infatti, ho notato anch'io che mancava tipo tutto. Io ho aperto adesso la live e leggo la chat, ma il video non me lo carica, me lo sta bufferando. Ah no, aspetta, adesso a me no. Un refresh va, un refresh non va. Non, no, neanche vabbè, dall'app di Twitch. No, allora a me va tranquillo, va in realtà, però... Aspetta, mi trovo se gatto, ti vedo. No, era per capire se era un problema mio che... No, non è un problema tuo, comunque, quello è poco, no, ma sicuro. Spero che qualcuno mi veda. Slot ma voi in chat ci state sentendo, sì. Amici, a sto punto vi mandiamo da gatto e vediamo un attimino. No, vabbè, tranquilli, non volevo, era solo per curiosità. Saremmo arrivati a breve, perché abbiamo già finito di giocare, quindi non... Non riuscivo a vedervi per quello. Ci siamo, tranquillo. Vi mandiamo. Vi ho scritto in chat. Vabbè, non importa. Vado. Oh, ok, adesso che ho rifasciato sta andando a me. Quindi... Ok, un saluto. Un saluto. Arrivederla. Sound muted. No, mi metto qua sotto. Sound resumed. No, Gabriel, non è una donazione sub che non vanno. Non mi va un cazzo. Non va niente, non va nulla, non capisco, non niente. Tutto rotto stasera. Era per capire.
Ti picchio io, Gabriel. Che poi se non va, serata riposo. Mi riposavo se non andava, cribio. Twitch ha problemi. Ho refresciato e si vede tutto. Oh, che bene, che bene. Ah, che calda. Aspetta. Son of the Wolf. Ok, aspetta, i Thermos hanno raidato. Non me... A malapena ho visto. Grazie, Thermos, grazie. Non so. Mark, anche tu, se volete comunque scendere a chiacchierare, va bene. Non potete vendere il pesce da me, che è strano, però se volete scendere a chiacchierare mi fa molto piacere, come al solito. Niente good job, perché io ho un abitante, un NPC su Animal Crossing che mi acquista i pesci a prezzo maggiorato. Allora ho detto, a sto punto invito tutti e vendono tutti il pesce da me. Purtroppo l'NPC non vende le persone esterne e io tutta oggi non ho giocato ad Animal Crossing, perché ve lo stavo raccontando prima, ho registrato il simulatore di masturbazione. E allora avrei giocato prima, avrei guadagnato soldi di più prima, non ho potuto, e quindi, ciao. Ciao gatto, io arrivo subito, mi devo un attimo andare in bagno. Sì, sì, vai tranquillo, tanto come ti dicevo, purtroppo non potete vedere me. Io vedo tutto, comunque sia la chat sia te. Buon per te, grazie Raf. Arrivo. 1, 2, 3, prova, sa. Ok, adesso arrivano anche gli alert, però il bicchiere non funziona. Grazie ad Airplane Plants per i suoi 34 mesi al sanguinaccio. Finalmente ti si vede, dava problemi Twitch sia su app che su PC. Ma come sempre Twitch è una merda. Simulatore di masturbazione, per quello che fa male il polso. Guarda, diga, ma magari vorrebbe dire che mi sono ingolosito e mi sono sparato valanghe di situazioni. Però mio signore, ma scritto, ma mica sta scendendo. Boh, non so. Detto, scendiamo. User joined your channel. Quanto tempo. Buona sega. Grazie anche al sanguinaccio, che ho già letto. Quindi niente, signor Cotoletta, un po' di sale per questa strana live, le si vuole bene. A lei, Thermos, e alla chat, ma soprattutto Solfix merda. Grazie. Perché? Grazie. Ora non lo so, l'ha scritto lui. Grazie a Lightning, sono nato, la ringrazio per il suo lavoro. Continui così, grazie. Grazie. Volevo salutarti quando finivi, ma non lo faccio. Fai bene, grazie. Fai a Mixquall. Ciao Gabriele. Quindi niente, non ho giocato ad Animal tutta oggi pensando di poter fare il party della pesca. Buonasera. Però non possiamo fare il party della pesca. Buonasera Morelli. Io ho gatto. Grazie Vlaco. Vendo i pesci al 35 circa per cento in più. Ma che cifra strana poi. Perché ho fatto i cioè, ma da, ho venduto un tonno che costa 7.000. Ok. L'ho venduto a 10.500. Sì, ma infatti. Che immagino. Non è il 35%, è più o meno. Più o meno? 35 circa. Grazie, Mr. Bago, a Pirlot e a Maxwell. Pirlot, come ti permetti? Pirlot. Pirlot. Quante cose tutte assieme, però. Oh, dai, dovete stare tranquilli che io sono a un passo dal dormire. E quindi. Allora, sì, farò Resident Evil 3 in live, però delle notizie terribili. Ha preso, stai credo... Stai zitto, gatto, stai zitto. Uno dei voti peggiori e inaspettati. Stai zitto. Mentre montavo il video oggi, ho ascoltato la live di Aligi, Comandini di multiplayer e Pregianza. Figa, gli ha svalangato una quantità di merda che secondo me il suo 7,5 era un premio. Rispetto a come ne ha parlato era da 2. Così tanto male? Dura 5 ore, i problemi del vecchio gioco sono rimasti. E non so, vabbè. Ti rendi conto che se Animal Crossing è un 8,5, quello vuol dire che è proprio una merda. No, mamma mia, mamma mia. Allora, io direi di non insultare così tanto Animal Crossing, comunque. Ma che è gratis? Resident Evil 3 costa 60 bombe, eh? Eh sì. Fosse costato 40 lo avrei... Allora, troppi, ma l'avrei accettato una quarantina. Ma è sempre il fatto che... Cazzo, Resident Evil 2 era un gioco che ha rischiato di vincere il Game of the Year. No, allora, c'è una risposta a quello. Vi apro, volete entrare comunque? No, oh. Sì. Vendo i soldi. Ok. Ditemi voi, se volete vi apro portate lo stesso. Portate tutti i vostri fossili che facciamo gli scambi. Ah, io ne ho un botto di fossili, eh.
Ah sì, io ne ho un pochettino anche io. Allora vi apro, intanto continuo la conversazione. Grazie a Federix per i 100 bits e Fedosh Lamoa, è giusto? Per la prima di venire da te devo sapere quali avete voi, perché devo controllare da casa mia, se no poi vengo lì non so. Ah vabbè, intanto apro e poi ti dico. Poi continuiamo il discorso Resident Evil, che inizieremo venerdì, però cazzo, 5 ore di storia. Santo Dio. Vabbè. Devo recuperare quello che avevo scritto l'altro giorno. A me è venuta in mente una cosa, ma sì. Dici che dopo le 10 posso continuare a vendere il pesce? A lui? Secondo me sì. Cazzo. Dici che non se ne va? No, secondo me no. Allora, ti spiego perché Resident Evil 2 ha rischiato di diventare GOTY e invece questo qui è una merda. Se ne è occupato un altro team di sviluppo, non gli stessi. È stato un team esterno. Bentornato, amori miei. Bentornato, Marco. Resident Evil 3 Remastered è stato sviluppato da un team esterno che non era né quello originale di Resident Evil 3 né quello di Resident Evil 2. Quelli di Resident Evil 2 erano per la maggior parte gli stessi del Resident Evil 2 originale, quelli che hanno fatto la Remastered. Per quanto riguarda Resident Evil 3, Capcom ha deciso di appaltare a un team esterno e purtroppo questo li ha portati a una bella cacata. Sì, esatto. Perché l'hanno voluto far uscire l'anno dopo. Quella è stata una minchiata. Secondo me non si aspettavano andasse così bene. E allora in fretta e furia hanno raffazzonato su un Resident Evil 3 Remastered così. Però hanno detto che i problemi del 3 vecchio sono rimasti. Si hanno fatto anche Resident Evil Revolution. Come si chiama lì? Il multiplayer. Incredibile, gioco dell'anno, il multiplayer top. Io non me lo ricordo. Non me lo ricordo così osannato. Comunque ho la coda di Smilodonte, il corpo di Plesiosauro, il cranio di Plesiosauro e il torso di Pteranodonte. È troppo veloce. Ho capito io. Grazie a Leo 29 come gli anni che compio mercoledì. Un saluto, grazie. Grazie a Dagadabs per i 28 mesi. E a Sanguinaccio. Morio ha preso il posto di Esprit? Non sta mai tranquillo. Attenzione. Perché ha preso il posto di Esprit? Moro. Insulti. Perché? Perché non sta mai tranquillo. Ah, ok, in quel senso. Allora sì. Bolla, due anni insieme a lei, grazie di tutto. Se mi piace seguire, a lei. Io ho coda di Diplodoco, ma cranio di Brontoterio, cranio di Metrodonte, cranio Smilodonte, torso Brontoterio, torso Mammut. Mi manca. No. Il Mammut mi manca tutto. Io li porto via. C'è una tarantola. Io non me li ricordo a memoria. Se li elenchi così, io non faccio in tempo a cercarli nell'elenco. Ma è chiaro, è normale che non ce la fai a cercare. È una cazzata quella che ho fatto. Massowitz, buonasera gatto. È il day one che ho ricevuto. No, è dal day one che ho ricevuto Animal Crossing e non me ne stacco più. A me lo dici. Quello è un bel problema. Torso di Cataradonte. Torso di Amprisitadonte. Torso di Coronadonte. Io non ci ho giocato per niente torso oggi. Torso di Coronadonte. Questo qui è un pesce torso della Madonna. Allora. Come si chiama questo fantasma? Spirito. Ho portato via il castoro. Il faro. Niente, una platessa. No, non è una spiga, è una platessa. Devo andare ancora a portare un fossile della mia isola dentro il bus. Che strano posto dove la vai a consegnare. Esatto, dopo due settimane quasi Stella. Di questo gioco. Sono passate più di due settimane o no? Molto meno. No, una. Due settimane quasi. Una. No, una e tre giorni. Due settimane quasi. Dieci giorni, giusti? Sì, è uscito dopo venerdì. Dieci giorni giusti o anche due settimane quasi. Sì. Non è. Qual è il confermiamo questo 8 e mezzo? Allora, intanto ho preso un pesce abissane, strano. E quindi per forza 10. Esatto. Grazie a Federic per i suoi 100 bits. Allora, da fan della serie ti dico, ci sono molte cose che sto apprezzando parecchio, molte altre che mi fanno, allora, cagare è eccessivo. Alcune mi fanno cagare, alcune le sto apprezzando di meno. Per quanto riguarda la cosa che più mi fa cagare è naturalmente la non possibilità di craftare più cose assieme.
Ma questo credo che sia un punto a sfavore di chiunque abbia giocato questo titolo qui. Comunque abbia giocato un gioco nella vita. Esatto. E a me non ha fatto impazzire poi che lo abbiano semplificato così tanto, perché lo hanno fatto diventare quasi un sandbox dove tu basta che fai quello che vuoi, non puoi mai sbagliare sostanzialmente. E questa cosa qui è carina, però è più una cosa da endgame, no? Quindi non c'è più l'avventura, la scoperta di come funziona questo mondo. Ma merda il tuo gioco in live. No, a me va bene. Cioè, adesso se tu vai sì, bene, hai ragione, sì. Hai ragione. Sì. Provo a switchare un attimo. E poi ti do la mia recensione invece da newbie. Da nuovo della abbonato. Serie, da nuovo e poi come dicevo, manca anche tutta la scoperta del mondo di Animal Crossing, perché no, non c'è una scoperta dei vari personaggi, no, e tutto quanto. Tu semplicemente costruisci tutto da zero. Quindi non c'è una scoperta. Tu crei un'isola un po' come piace a te. Fine. Che senso, non c'è una scoperta. Cioè, allora, una volta la cosa bella dei vecchi Animal Crossing è che tu eri un umano che finiva in un mondo di animali, una cittadina. Sì, come viva. Abbiamo visto nel okay. film di... Esattamente, tu era come cittadina se tu... che era già, cioè era già comunque era già avviata, partita, esatto, è come se io domani mi trasferisco a New York e quindi passo la prima settimana a scoprire gli new yorkesi, si dice i new yorkesi, i new yorkesi, ok, a scoprire quella gente new yorkesi, gli abitanti di New York. Grazie mille. Un minerale di vigilio, non è la stessa scoperta, Gabriel. L'impatto è diverso, perché tu adesso scopri tutti gli insetti, i pesci, come dici tu, sì. Però la cosa bella era che tu venivi trasportato in questa città con delle dinamiche già attive. Quindi c'era già Tom Nook che aveva il negozio. C'era il centro cittadino, la piazza. No, quelle lì sono robe di un altro. No, è comunque un altro capitolo della saga. Esatto. Tipo, è quello che a me è piaciuto di più, per dirti. Quello lì però l'hanno introdotto col Wii. Io però è una, proprio... per dirti, sì. Era una cosa che a me piaceva tanto, perché tu arrivavi in un posto che aveva già le sue strutture, aveva esatto. già i suoi luoghi. Tu scoprivi i personaggi ben caratterizzati che vivevano già lì. Eri tu un forestiero che imparavi gli usi e i costumi di questo anche, nuovo posto. Anche qui c'è la scoperta. Però sì, però non è un altro la tipo di cosa. Scoperta, certo. Però cioè, ti arriva il personaggio e tu... lo inizi a conoscere già da sono, prima. Sono d'accordo, però sei tu che accogli qualcun altro e non manca un po' della magia, della spensieratezza che aveva il Day One. Noi adesso siamo praticamente dei gestori dell'isola alla fine, perché il nostro scopo non è godercela e vivere la vita isolana, no, noi stiamo amministrando la vita isolana. Perché vabbè, per quello è stata una truffa, però. Dopo 4 titoli, per noi devi fare per l'ennesima volta sempre la stessa cosa. Quindi, ma infatti tutto questo basato sul crafting, quindi sul creare le cose, ci sta anche creare. No, ma sono d'accordo, Comunque l'hai già fatto tante volte il fatto di arrivare. Ma infatti stavo semplicemente sottolineando questa differenza che può piacere, come no, però è effettivamente una differenza. Grazie a Vascuz. I problemi sono ben altri. Problemi ce ne sono, assolutamente. Porca sì. miseria, se Purtroppo ce ne sono. Cosa fa quella? Ah, giusto, devo pescare allora, il cazzo io. Per me ho appena problema... guardato la principessa Ranocchio, c'ho il gospel dentro. Per me un problema grosso c'è. Sì. E non è quello di il non poter dividere gli oggetti nell'inventario, perché quello lì sì, è un grosso allora, problema. Allora, lì sono tante però... piccole cose che a livello di menu... Per me sono proprio delle cagate. Sono delle cazzate capirle, e veramente non capisco, perché veramente sono delle puttanate. Esatto, Gabriel. Però a me è una cosa che non piace, però posso forse anche capire che ci sia. E il fatto, cioè in realtà no, bastava lavorarci un po' di più, però il fatto che i personaggi cambino solo d'aspetto. Allora, grazie intanto a Conzimo. Quello è un problema che immagino affliggesse anche i vecchi capitoli, perché i personaggi sono gli stessi. Non credo abbiano aggiunto nuovi abitanti. Qualcuno.
Ci sto pensando adesso, non mi viene in mente. No, qualcuno sono sicuro perché l'avevo letto da qualche parte. Okay. Non un'esagerazione, però ne hanno anche tolti. Aspetta, contestualizziamo un attimo alla chat. Sì. I personaggi, cioè tu inizi il gioco, hai un pollo, per dire, perché sono casuali i personaggi. Che sono casuali. All'inizio hai due abitanti insieme a te. Per dire, può essere un pollo e un cavallo. E il tuo amico invece ha un castoro e un cane, tipo un cane, un barbagianni. Okay. Non credo ci siano i barbagianni. Sono diversi di aspetto, però sono entrambi e hanno anche un nome diverso. Sono due NPC diversi, sì. Ma entrambi hanno lo stesso identico carattere. Cioè sono la stessa persona, cambia solo il nome e l'aspetto. Sì. Quindi entrambi all'inizio abbiamo avuto il palestrato e l'altra che parla di la diva, più o meno parla di fumetti, in realtà piacciono i fumetti. Sì. Sono d'accordo. Il terzo che arriva sull'isola è sempre francese, il quarto che arriva è sempre spagnolo. No, ma in realtà io c'ho solo c'ho graziosa, posso abbassare Vale in questo momento. Sì, la star, però lei mi è arrivata tipo per seconda. Cosa? E la francese mi è arrivata per terza. Io per primo c'ho i pro tre, ma i primi tre sono più. Arrivano magari in sequenze diverse, ma i primi tre abitanti che ti arrivano sì, 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 un francese, una diva, barzelletta, cantante e un altro che non mi ricordo, cioè sono sempre quelli. Poi il primo che ti arriva dal campeggio è spagnolo. E lì sai qual è il problema? Le particolarità questa sono... cosa qui probabilmente l'hanno fatta per non sminuire i personaggi veramente unici come è appunto Fuffy, Team Nook, Blatero e questi ma qui. Non solo, semplicemente una volta, per ovvi motivi, loro avevano inventato, fai 200 abitanti, adesso non lo so, ho sparato una cifra a cazzo, hanno inventato questi 200 abitanti e la gente giocava online ma poco, cioè era basato tutto sull'online, anche Wild World e anche quello per Wii e anche New Leaf, ma l'impatto era molto inferiore rispetto a quello che ha ovviamente un titolo uscito nel 2020 su Switch. Quindi te ne rendevi molto meno conto se tu giocavi con un tuo amico, a meno che non ti andava proprio di sfiga, anche perché gli abitanti si intercambiavano molto velocemente una volta. Era difficile trovare un abitante con lo stesso carattere. No, esattamente. Ho scritto in chat che è sempre stato così. Esatto. Vabbè, non è una scusa. No, ti dico qual è il problema. Non hanno eliminato o non hanno cambiato il carattere dei personaggi perché, ad esempio, io sono cresciuto con il pollo lì, l'amico delle guardie. Non mi ricordo più come si chiama. Come? Biagio, l'amico delle guardie. Grazie ad Ambris per i 7 mesi. Sono cresciuto con Biagio, cazzo, il mio prefe, perché c'ha quel carattere lì. E cazzo, adesso tu me lo fai, e però è uno sbruffone. Non ha niente a che vedere con quel personaggio. Io ce l'ho Biagio, non mi ha mai parlato di guardie. Ma no, e non segue, non sa la loro, ovviamente. Era ovvio. Il personaggio, ti assicuro che è rimasto uguale identico. Non spara, no. È rimasto uguale identico. Per non rovinare, tra virgolette, l'infanzia, quelli che hanno avuto Biagio... da piccolini non hanno voluto cambiare il carattere di Biagio. E qual è il problema? Che Biagio ha lo stesso carattere di Enrico. Quello è un problema. Ma il problema è Enrico, comunque. Ma il problema qual è? Cosa fai? Elimini Biagio e Enrico? E quello che è cresciuto con Biagio o Enrico? Anche perché ti ricordo che adesso con le carte Amiibo ne ho ordinate altre. Tu puoi mettere il tuo personaggio preferito nella tua isola. Lo puoi chiamare. Per sempre. Come? Li elimini dalla faccia della terra. Vabbè, ma ci va a perdere la persona che si era affezionata al personaggio e ti ha comprato l'amiibo per averlo. In culo. Ho capito. No, però la soluzione di Moro è sempre si in culo. Però i personaggi capisco, con secondo me ma lo dovevano fare prima, no, però. Allora, a parte che fare mancavano... 200 caratteri potevano tenere meno personaggi, si fa. No, ma a parte quello, sai come potevano tamponare un po' questo effetto qui? Rendendo casuali i caratteri di chi ti compariva. E quella è una cosa molto strana. Ma poi, credo l'abbiano fatto per diversificare. Io magari avevo un Antonio che era al palestrato e l'Ale aveva un Antonio che era
No, lui quello, proprio nel senso dei... che non ti salti fuori sempre il palestrato come primo. Esatto. Ah, sì, ma infatti quello lì sarebbe stato sicuramente un... Poi mi ha fatto cagare che... un tamponamento incredibile. Noi siamo in 20 a giocarci, no? Cala. E... siamo in 13. Ah, in vabbè, siamo in 13. Ma comunque ci sono due Antonio... Tre Antonio ci sono. A me questo fa cagare perché cazzo, che sfiga. Ma perché probabilmente c'è una pool iniziale, appunto, se deve essere un palestrato e un mi informo quanti sono, è una pool iniziale. Ah, dici per giustamente, hai ragione anche tu. Infatti, cioè, perché mettere una pool iniziale per mettere quei due caratteri apposta? È un po' una cacata, anche perché non credo che ruolo... sia per diversificare. Anzi, è il contrario, per non diversificare. No, per diversificare nell'utente giocatore singolo, naturalmente. Posso dirvi un aneddoto che non c'entra un cavolo? Prego. Mi avete fatto venire qualcosa di nuovo o qualcosa di caro? Di nuovo. Tanto comunque me le dà brutte le cose. Vale. Me l'avete fatto venire in mente facendo notare che siamo in 13 a giocare ad Animal Crossing. Quindi possiamo cenare assieme? Ho scoperto che in Francia, in molti locali, c'è l'usanza di mettere a disposizione una persona da avere a tavola con te se per sfiga ti trovi a essere a 13 in 13 a mangiare. Ma in che senso? C'hanno proprio l'addetto il 14esimo? Il 14, sì, si chiama proprio 14enne, una roba del genere. Ma lo devo pagare? Sì. Cioè devo pagargli la cena anche? Sì. Cioè la cena viene divisa tra gli altri 13 praticamente, però piuttosto che avere la sfiga di essere in 13 a tavola, c'è questa usanza qua. Ma lui cosa fa, scusa? Sta lì al ristorante tutto il tempo in attesa? Ma anche tuo amico. O è un cameriere che... Probabilmente sì, probabilmente è un cameriere. È lo sguattero che lavora già. Okay. Magari è selezionato per essere un simpatico. Fai un favore. Che detto averti se in Francia ti metto a disposizione anche il decimo calzetto. Quella è una piaga vale, che colpisce molti. Ma sei tu il 14esimo che va a mangiare? Cacchio, è vero! Beh, cazzo, ti pagano e mangi gratis al ristorante. E non lavori col tuo lavoro normale, va bene. Perché se io prendo sempre solo sgombri, quel 35 circa per cento, che cazzo ce ne faccio? Ma io sto pescando solamente... Cosa ma sono qua? Voglio sapere perché deve solo Lasca, 35 per cento circa. Gatto, non riesci ad abbassarmi? E non... Ma vabbè, ma non sei così alto da me. Ma in chat dicono che è già il terzo. Aspetta. Che leggo. Aspetta un attimo, è che devo fare un cambio incredibile. Ma io ti sento bene, quello è il problema. Sento basso Moro invece. Vale, tu che sei bravo nella matematica. Sì. Se un tonno che costa 7.000 dal tizio sì. me lo vende a 10.500. Ti ho abbassato. Quanto ci hai guadagnato? No, quanto è maggiore? Ci ho guadagnato. No, cioè in percentuale? Però la percentuale. Quant'è? 10.500? Sì. Grazie, Citto, sono molto contento. Che cazzo di percentuale è? Scusami. Quant'era il 35? Gatto, sì, volevo solo dire 50, che la sua benedizione perché stamattina perché ha funzionato e ho trovato il timing. Vero, quando ci stava io, circa in carica e avevo finito le esche, stavo per rassegnarmi perché ma ho creduto nel gatto e sono stato ripagato. Sono molto felice per te, Citto. Ho fatto veramente un calcolo del cazzo. Sei proprio un deficiente. Io, coglione, che ti ho dato anche ragione senza pensare. No, perché se ci fai il calcolo sbagliato viene una cosa sbagliata effettivamente, ragazzo. Grazie a Pinwo per i 25 Penso. Mesi. Io ero bravo in matematica quando andavo a scuola. Non ci vado più a scuola da quando. Beh, in realtà puoi imbucarti nelle video lezioni, no? Non puoi imbucarti, adesso basta lì. Che se riprendo ad andare a scuola ritorno nuovamente bravo anche se non ho voglia, non faccio un cazzo. Ma magari passivamente te le metti dormendo, no? Sto cercando di prendere la come si chiama? Cosa? Quella cazzata d'oro. Ho appena trovato gli occhiali squadrati. Ma quelli sono... tartarugati? Ma non è... quelli tartarugati sono i miei prep. No, ecco. Si chiamano occhiali squadrati e basta. Anche questa cosa qui. Bello. Cioè, mi venite a spiegare il perché... Adesso con gatto non si nota perché ha il cappello, quindi già un po' nasconde. Ma perché cazzo gli occhiali devono essere staccati un centimetro... No, no, 3-4 si nota, sì, si nota. Era così anche motivo? Prima. Che le faccio? Cioè, dici... te lo dico io. Perché quando ti punge l'ape, ti si gonfia l'occhio e non puoi. E non ce la fanno con le hitbox. È proprio un problema tecnico. È palese che sia così. L'occhio, cioè c'è la texture no? sulla faccia, ma non no, è. No, no, non sporge guardi... anche un pochino.
Non sporge l'occhio. Ma anche se sporgesse, non sporge così tanto. No, non sporge così tanto. Però loro, per stare sicuri, per non far compenetrare il tutto, anche se poi dopo la canna da pesca compenetra anche con mia zia. Grazie a Prendi Milano. Sì. Cioè, la canna da pesca è un oggetto nel base. Nel senso della città? Ti compenetra nella testa. No, è scappato. E ce l'hai sempre addosso la testa. Non è che quello era rarissimo. Si sì, cold. Oggi stronchiamo. Serata di critica, vedo. Ma cioè, alla fine sono. No, allora serata di critica. Siamo partiti con le critiche, però in realtà. Infatti, volevo proprio dire questo. L'unica critica pesante che volevo fare era quella dei personaggi, che comunque è una cosa capibile e roba. Poi ci sono quelle tecniche che sono piccoli particolari che ti obsoleti. Fanno girare i coglioni e obsoleti. Però il resto del gioco, cioè non è. Inutile, un pacchettino! Madonna mia. Anche perché sono solo 10 giorni che ci stiamo giocando. No, infatti, senza sosta. È per quello, cioè, perché fosse un gioco di merda non l'avremmo fatto. Però esatto. C'è da dire che la merda c'è nel gioco. Grande Gabriel. Sì, no, ma è noi siamo partiti dal discorso negativo. Esatto. Bravo Gabriel, mangialo. Perché il positivo. Beh, che palle, oh dai. No, tutti perché mi sembra. È bello, è giusto secondo me che si disilluda chi ritiene che un gioco che gli piace sia perfetto. No, io non. Infatti. Allora, come? No, sono d'accordissimo. Perché io ho giocato tanti giochi che hanno dei difetti, io li sto apprezzando comunque nel bene o nel male. Ma io penso valga un po' per tutto. A me piace ma c'è della gente che parliamo, o te lo stronca totalmente, dice che è gioco di merda, oppure dice, ah vabbè, ma quello lì è il gioco perfetto, non lo puoi criticare. Stesso discorso per Pokémon o Breath of the Wild, no? È sempre il discorso che facciamo ogni tanto, che ritorna fuori. Io odio quelle persone. Gioco di merda o brutto gioco? Esatto. Perché un gioco di merda di mammut, no? No, Moro mi deve dare un pezzo di mammut, che io non ho niente. Un gioco di merda non è per forza un brutto gioco. No, ragazzi, vi interrompo un attimo perché vi devo salutare per stasera. Buonasera, Giorgia. Buona serata. E a me appunto la tarantola invece. Solo la vespa, in caso si faceva subito. Classico discorso del fanatismo. Sì, ma infatti io faccio sempre questo parallelismo con Zelda Breath of the Wild. Per quanto mi riguarda, non è il miglior Zelda che ho giocato. No, capisci un cazzo, ragazzi. Va bene. Perfetto. Partiamo alla grande, no? Però non lo ritengo un gioco brutto, anzi lo ritengo un gioco bellissimo. Ho giocato Zelda migliori. A me in privato mi ha sempre detto che non capisco un cazzo perché mi piace quel gioco. Chi? Cosa? Chi? Adesso non fare l'orecchio da mercante. Non ho capito, io te l'ho detto. Certo, adesso ti devo ripetere. Per giusti aspetta motivi. Che Cicciolo mi rincorre, mi vuole dare qualcosa. Io invece da fan della non serie, della saga di Animal Crossing, sono d'accordo, io la penso esattamente come gatto. Proprio uguale. Probabilmente, adesso dobbiamo ancora andare avanti, quindi non si sa, non voglio neanche saperlo. Secondo me, guarda che buona parte di gioco. Non entrare nel dettaglio, ma hai capito, gatto? No, no, secondo me almeno un buon 50% in più lo dobbiamo ancora scoprire. Mi mancano delle feature che volevo. Anche io che delle feature non le conosco, perché appunto non le ho giocate. Però lo trovo, cioè giocando il gioco adesso, lo trovo veramente tanto palese che... Che manca roba. Aggiungano. Che aggiungano roba. E io quelle feature lì le sto aspettando perché se mi dai quelle feature... Per me il miglior Animal Crossing che potevano fare, per quanto mi riguarda, con tutto quello che ha detto Gatto, con cui sono d'accordo. Perché io lo trovo veramente è un gioco che a me può tenere per tante ore. Lo sta facendo tuttora. Io non voglio guardare quante ore ho, anche perché forse neanche me lo dice. Ecco, visto adesso. Che prima parlavamo cioè, come esempio di gioco brutto Pokémon. Sì. L'ultimo Pokémon, ad esempio, ha dato molto più la sensazione di incompleto di questo Animal Crossing, secondo me. Perché comunque in questo Animal Crossing, sì, cioè, soprattutto se sei un giocatore esperto, diciamo, cioè, che vieni già da giochi da versioni precedenti, senti che mancano delle meccaniche. Però non è che questo ti rovina l'esperienza di gioco. Come trovo il tesoro? Invece, lo devi cercare, ci dovrebbe essere un buco per terra. Ah, ok. Più che altro vale. Animal Crossing non è un gioco, non l'ho mai ritenuto un gioco. È veramente un passatempo.
Come? In realtà passatempo i coglioni, ci sto giocando tutto il giorno, tutti i giorni. Ma è un bellissimo passatempo, però cioè alla fine non è che abbiamo uno scopo, dobbiamo ottenere qualcosa. Una competizione, dobbiamo ottenere tutti i pesci sempre. Twitch Rivals. Sta finendo marzo, porca puttana, raccogli tutti quei merda di pesci, veloce. Sì, ma quello è una competizione che ci stiamo creando tra di noi, ma in realtà il gioco non è vero, no? Non è una competizione sana. È anche dovuto al fatto che abbiamo iniziato il mese dal 20, quindi tra l'altro giorni per scoprire il gioco e per trovare 10 giorni, direi che siamo andati bene. I prossimi mesi. No, io in realtà appunto non la sto vedendo neanche come una competizione, io me la sto godendo, cioè li voglio tutti. Lo dice perché li voglio in fondo tutti, alla fila. Ma se Gatto perché li prende tutti prima di me, non mi frega niente. È perché in realtà ormai la parola gioco, soprattutto in ambito videoludico, mm-hmm, ha preso questo significato intrinseco di bisogno di competitività, che in realtà nell'accezione originale della parola non esiste. Cioè, un gioco è proprio un'attività atta a divertire, passare il tempo e divertirsi. No, sono d'accordo, però ad esempio a scopo ricreativo quasi. Adesso purtroppo non lo sto giocando perché anche stamattina mi sono rotto la mano giocandoci Doom. Doom non lo posso mettere in comparazione con Animal Crossing, non tanto perché sono due generi diversi e grazie al cazzo, ma perché Doom ha una sua trama, un suo svolgimento e una sua durata. È atto a raccontarti una storia. Esatto. Animal Crossing è una cosa proprio diversa. Minecraft. Minecraft è più simile. Esatto, ma io infatti da quando ho iniziato a giocare Animal Crossing lo paragono sempre a un misto tra Minecraft e The Sims. Sì. Perché nel senso che Minecraft, la prima volta che l'ho giocato, mi chiedevo, ho capito, ma che cazzo devo fare però? Cioè, come finisce? Come vado avanti? Però anche lì dopo due orette è pura magia, eh? No, però, perché all'inizio non lo capisci, cioè, quando non conosci un gioco non capisci che cacchio sia, ti chiedi appunto, cioè, cosa devo fare per andare avanti? Invece non vai avanti su Minecraft. Cioè, vai avanti, c'è anche un pochino la trama, però il gioco non arrivo. È quello. Minecraft c'è il problema è che è molto un più un pochino anche Animal Crossing. Sì, però il gioco non è quello, appunto. Animal Crossing ha molto di più di Minecraft, per dire. Come anche The Sims dice, lì l'obiettivo è fare il lavoro, fare la tua famiglia, crescere, morire, poi vai avanti. Crescere e morire. Sì, è l'obiettivo, morire. Alla fine muori, perché se vecchio, volete potete muori, entrare, però... che sta entrando l'Ale, se volete anche voi. Provai avanti. Io c'ho ancora mezz'ora di turno, quindi no, Gatto. Ok. Io per esempio non ho mai giocato granché con altre persone, cioè io ho sempre giocato per i fatti miei, giochi single player in cui io facevo quello che mi pareva a me. Però sto notando che questo Animal Crossing mi sta spingendo molto a giocarlo, perché lo sto giocando con voi. Sicuramente sia sì. La, ma sia quello, quello è un qualunque gioco, come ti ma dicevo. Ma anche il fatto di paragonarsi, scambiare le cose. Scoprire assieme. Esattamente. Quello mi sta facendo giocare molto bella, più di una volta. Ma un già po' come anche... Ma quello non mi aveva preso così tanto. Sai qual è un gioco simile? L'unico modo per vincere e morire. Per come ci ha preso anche Pokémon Go, se ci pensate. Pokémon Go ci ha preso esattamente la stessa maniera. Non giocateci adesso, per favore. No, però c'è da dire... State a casa. Stanno, vogliono mettere la possibilità di fare il raid da casa con gli amici. Per bello. Adesso. Sì, per adesso. E beh, poi, per forza. Non so in che modo lo faranno, però... Io ti dico, è vero questa cosa qua, nel senso che ci spinge a giocare assieme, tutto quanto, ma... Sono sicuro che l'avrei fatto lo stesso, perché appunto io sull'altro Animal Crossing avevo 400 ore. Ero completamente da solo, ecco, o giocavo in locale con mia sorella. Perché voi siete allora, già cresciuti con... Ma no, ma secondo essere, me... Sì, no, sì, sì. Cioè, sì e no, perché io personalmente questo Animal Crossing penso questo, perché questo ho giocato, io non ho giocato a quelli prima. Penso me lo starei benissimo giocando anche da solo. A differenza di un Pokémon Go che se non... Cioè, senza le altre persone mi sarei... stufato prima di subito. Ma Pokémon Go ha proprio funziona proprio tra altre, esatto, è proprio voluto che sia, è un MMO praticamente. Animal Crossing puoi giocarci io in compagnia come da solo. Vale, a te interessava un muro di mattoni. Cosa? Interessava il muro di mattoni a te? Quello esterno? Mi interessava la recinzione più che il muro. No, non ce l'ho quella. Perché quella interna fa abbastanza caccare. No, non ce l'ho già. Anzi, ce l'avevo, l'ho data a Dani.
Vabbè, gli incidenti di Pokémon Go è un'altra questione. Anche... Ah, anche io, cioè, è quello che ripeto sempre. Sarebbe stato concetto, perfetto su cellulare. Il concetto del gioco è perfetto per un gioco da cellulare, quello di Animal Crossing. Cioè, un gioco per cellulari che va avanti con il tempo vero, perché la particolarità di Animal Crossing alla fine è quella, che va avanti con le giornate vere. Allora, 1-1. Grazie a me. Sarebbe perfetto per il cellulare, perché anche per il cellulare lo apri ogni tanto, il cellulare ce l'hai sempre. Insomma, guarda quanto ci hai giocato a questo, il cellulare te lo uccidevi. Ma infatti ci vorrebbe una cosa diversa, una cosa dove tu non ti devi neanche muovere magari. Vabbè. Devi, che cazzo so, ogni giorno fare... Un Tamagotchi. Più o meno un Tamagotchi, però... Dove devi, c'hai i tuoi obiettivini, ingrandire la casa. E poi non l'hanno fatto per cellulare, per il motivo che ti ho sempre detto, non lo avrebbero mai più fatto uscire su Switch. Chiaramente, sì. Ciccio, Animal Crossing per cellulare è... Sarebbe stata... Un'altra cosa. Sì. Non l'avrei giocato io. No, nemmeno io. Cioè, o magari l'avrei giocato, ma non così. Ma perché su cellulare non ci gioco proprio. Allora, capisco che sia un gioco molto diverso dall'Animal Crossing originale. Ma non è quello per cellulare o questo? Sì, quello per cellulare. Okay. Ma non è uno dei peggiori mobile game che abbia giocato. Perché... No, okay. A parte quello. Sai perché dici i mobile game puntano un sacco su microtransazioni e farti aspettare? Anche quello lì punta abbastanza sul farti aspettare, ma non senti così tanto l'obbligo di usare le microtransazioni come in altri giochi mobile. E come gioco? Tanto? Ma un mesetto. Sono tantissimo, però in quel mese lì lo avviavo tutti i giorni, perché cioè è come un gioco in cui lo apri, ci passi mezz'oretta, buon per oggi ho fatto mezz'oretta, quello che vuoi, come penso che... Però ti sei reso conto di quanto sia una schifezza rispetto a questo capitolo. Ma non mi capitolo. Aspettavo neanche che ci assomigliasse, sinceramente. Cioè, invece io sinceramente sì, esattamente come speravo che Mario Kart fosse bello, che Mario, Dottor Mario fosse bello. Invece purtroppo fanno questi prodotti mobile per incuriosire probabilmente i non acquirenti di Switch, perché chi ha una Switch gioca quella roba lì e dice sì, ma che cazzo sto facendo? Ma perché semplicemente secondo me mercato mobile, per quanto vogliano fare i fighi dicendo sì, facciamo i mega gioconi per i mobile, no, purtroppo segue logiche di mercato diverso e devono fare giochi fatti in maniera diversa. Prima di tutto la gente non vuole spendere soldi su mobile, ed è per questo che escono tutti free to play con microtransazioni. Io, allora, non sono uno che gioca su cellulare perché non mi piace né il touchscreen né l'idea che la cosa che mi potrebbe salvare se mi perdo da qualche parte sia scarica. Quindi per questi motivi principali non voglio giocare su cellulare. No, neanche io riesco, sono sempre dentro casa, quindi non è che mi perdo. Va bene. Però se ti viene voglia dopo ci giochi anche in giro. Però preferirei di gran lunga pagare 5-10 euro un gioco. Come? Di solito quando sono in giro non tiro mai fuori il cellulare. Io invece se mi viene voglia... Beh, allora, non quando sono con gli amici, ma ad esempio in treno, in aereo, quello che è... Dal dentista. Dal dentista. Vabbè, sì. Mentre sono sotto i ferri. Non sopravvivi altrimenti. ci giocherei un sacco. Però appunto preferisco pagare questi 5 euro piuttosto che avere una pubblicità ininterrotta ogni 2 minuti. E poi... So che io pago quello e poi mi danno un prodotto di qualità che non si basa sul dammi un po' di soldi qua, dammi un po' di soldi là. Perché alla fine, bene o male, tutti i free to play con microtransazioni, prima o poi, alla fine, la mano al portafoglio te lo fa mettere. E lo dico da giocatore di Pokémon Go. Ci ho speso dei soldi, come immagino buonissima parte dell'utenza che ci ha giocato. Poi in quel caso lì... Stiamo parlando di un titolo un po' diverso, che non era un vero e proprio gioco. Però fosse stato un gioco classico di Pokémon, no? A livelli, dove tu stai vivendo la tua avventura. Arrivi alla prima palestra e ti dice, no, devi aspettare 2 ore per combattere contro Misty.
Però tu, appunto, come si diceva prima, sei in attesa dal dentista. E dici, cazzo, ma no, io adesso ho a disposizione questi 20 minuti, non posso aspettare un'ora. Che fai? Ci butti lì 1-2 euro per skippare il tempo e giocare. Ma a quel punto diventa proprio una merda. Lì è brutto, ma... Sì, sono proprio quelli da meccaniche, a parte che Pokémon. Ma sono la maggior parte dei titoli questo. Pokémon non funzionerebbe proprio. No, era un esempio. Come gioco mobile. Certo, beh, in realtà sì, come no. No, assolutamente. Metterei mai a giocare sul telefono. Io tantissimo, è un gioco a turni, scherzi? Vi ho lasciato mammut vicino alla piscina. Thanks. Io tantissimo Pokémon ci giocherei su cellulare. Sì, ma non in giro, cioè non ci giocherei in giro. Ma io anche in giro. Poi vabbè, bisogna sempre contestualizzare dove. All'università nella pausa, nella pausa pranzo, in treno. È un gioco a turni, lo puoi giocare da per me i giochi dal telefono ormai devono essere proprio delle cose che puoi aprire, fare una roba immediata e via. Infatti tipo anche giochi come TFT o LOL che stanno uscendo infatti, adesso. Ma infatti sai qual è il gioco con più ore sul mio telefono? Sudoku. Come? Sudoku. Ah, lo apri, te ne fai uno o due, chiudi. Io l'ho avviato il Sudoku l'ultima volta sul dottor Kawashima di Brain Training e però mi ha tirato un'inculata. Praticamente non potevi sbagliare perché dopo 5 errori ti dava fallita la quest. Cioè ti dava fallito e dovevi ricominciare. Ah, quello di Kawashima però. Sì, ma che fastidio, porca miseria. Perché tu potevi beh, scrivere degli appunti. Per mettere un po' di arcadanza nel gioco. Ho capito, ma che ansia, dai. Ma fammi sbagliare, cioè poi alla fine sono cazzi miei. Fammi sbagliare. Ma sì, tanto il Sudoku... Se sei pendolare, i giochi mobile sono oro, ma se sei pendolare, a sto punto mi comprerei una Switch. La Switch Lite. Solo che vedi, la Switch è veramente un mattone gigante. È la Switch Lite, infatti. L'ha fatta sempre veramente una merda. La Switch Lite è una merda, a quanto pare. Ma dipende, io credo... No, la Switch Lite è una merda. Io viaggiavo col treno per venire qua a Treviso prima di trasferirci qua e andavo tranquillamente con la Switch in borsa. Ma perché tu sei una fanciulla con la borsa. No, anche il pendolare con lo zainetto, comunque ti devi mettere... È bella grossa, Cioè, è grosso come un portatile, ingombra come un portatile. No, un portatile no. La metà. Però se sei un pendolare. Un iPad. Se sei un pendolare, ce l'hai lo spazio. Stesso, sì, ma ti occupa lo stesso posto che occupa un portatile. Nel senso che dove tu metti la Switch non ci metti nient'altro. Come un portatile. Alla fine ti occupa lo spazio quello lì. Non ho capito benissimo. Anch'io. La Switch Lite occupa molto meno spazio. È una merda come console perché non ha la vibrazione, non ha l'NFC, non ha che cazzo è che non c'ha? Non c'ha un botto di roba. Come? Ha più batteria. Beh, grazie al cazzo, c'è un consumo dello schermo diverso. Non ha neanche il sensore di luminosità. Però per uno in treno secondo me la Switch Lite è perfetta rispetto alla Switch classica che io sinceramente me la sono sempre portata da dietro anche nei viaggi verso Torino, non l'ho mai tirata fuori perché mi imbarazza, è una cosa talmente grossa che la gente ti guarda poi, figurati allora, se avessi anche i Joy-Con colorati. Io purtroppo mi imbarazzo anche con i libri, quelli seri impegnati quando li ho letti in treno mi imbarazzo. Esatto. Sono gatto. Del cacchio, siete, però. Cioè, se ti imbarazzi... Imbarazzi, penso sempre che potresti avere lo stereo senza gli auricolari. C'è chi è messo peggio. O quello che si guarda i pornini, perché mi è capitato anche a me. Come? Certo. Sì. No, era lui. Quello che guardava i video musicali da YouTube sul cellulare. La signora che parla al telefono. Che urla. Quello è una cosa di cui imbarazzarsi, no? Io che mi faccio ho detto parla per essere più... Ragazzi, perché la gente si mette con le mani verso il vetro, ma nel vetro riflette. Io se vi volete bene, quando prendete i freccia, spendete un pochino di più, andate nell'area silenzio. È una bugia, Vale. Anche lì ho avuto delle esperienze. Io lo prendo sempre proprio per sicurezza. In realtà non costa di più l'area silenzio, eh? Sì. No, dalla prima l'area silenzio no. Ah, dalla... Gatto, grazie. Io di solito viaggio in economy. No, allora ho capito, ma... No, allora lì non è spendi un po' di più. In realtà qualunque viaggio, se tu lo prendi per tempo, vai a risparmiare. Io tra la prima e l'area silenzio, che sono la stessa cosa, semplicemente due carrozze diverse, vado nell'area silenzio. E te hai trovato silenzio. Gente che faceva casino? Sì. Che parlava al telefono, i businessman. Che parlava al telefono. Ma che riccone. T-
teoria non si potrebbe. Potresti anche segnalarlo. Vabbè, ma io non sono uno che andrebbe a rompere i coglioni. Io sì, tantissimo. Come quelli che trovo in giro. Io esco con Sif per fargli fare la passeggiata e trovo le peggio teste di cazzo in giro. In teoria dovrei chiamare la polizia e denunciare quelli lì che girano in bici, che vanno a fare yoga. E però che cazzo fai? Vanno a fare yoga? Vabbè. Imbarazzo. Okay. Cioè... Non sono cacchio, tipo. Dovrebbero stare a casa, maledetti loro. Sì. E poi cosa gli dico? Signora, vada a casa. Ho visto un nonnetto, un anziano tantissimo che girava. Proprio da devi prendere a pugni. Tra ma no, che ero proprio vicino più di un metro mi passa il virus. Ma gli sto distante. Ma con un bastone lunghissimo. Dove lo poi trovo? Il discorso spesso degli anziani è: ma io ho 90 anni, cosa mi frega se muoio? Ho capito, ma se lo dai a un altro magari non vuole morire prima di 90 anni. Io preferirei non essere intubato. Io quello che mi ha consegnato il sushi mi ha detto no, stai fermo lì, ha appoggiato la sportina per terra, è andato via e poi dopo io sono andato a prendere. Sì. Ma anche con i pacchi è così, Bravissimi. Ce li poggiano e... Invece quelli che mi portano la pizza la tirano fuori quasi tutta e poi la tengono dal fondo e me la allungano e io la prendo dall'altra parte. E tu con le dita un po' inumidite? Dal gusto. Comunque a parlare di queste cazzate ho perso 3 pesci di fila. Un coglione, porca troia. Però ho preso un pesce abissale. Io sto tua nonna pazzo fa bene. Perché è giusto dire alla gente che è testa di cazzo, che è testa di cazzo. Ma io mi vergogno a dirgli che è una testa di cazzo, quindi me ne sto zitto. Quello è un mio gran problema. Io non riesco a offendere qualcuno, anche se c'ho ragione. Io stavo per a meno dire che non la mi stessa fai cosa che ha scritto Gabriel. E poi non sai se effettivamente va in giro. Allora, ti assicuro che quel nonnetto lì che ho visto non stava andando a fare la spesa. Stava palesemente passeggiando per i cazzi suoi. Grazie a Sele Gaming per i 19 mesi. Le mani dietro la schiena. Sì, anche perché le persone che vedo, perché li vedo tutti i giorni alla stessa ora. Allora, o sono dei coglioni che fa la spesa alla stessa ora, o comunque escono. E comunque sono da insultare lo stesso, perché non puoi andare esattamente. A fare la spesa ogni giorno. Allora, tipo me. Oppure i bambini, portano i bambini in giro con le cosine lì, i giocattoli a pedalata. Va bene, o col passeggino. La cosa che vi ho condiviso oggi su Telegram. Sì, ho visto. Grazie a Sele, per 19 mesi. Parte come una bella iniziativa, ma vedrai che prenderà una piega di merda. Esatto. Spiego per la chat. Sì, praticamente sta girando su Facebook questa comunicazione, vabbè, questo post. Questa informazione. Esatto. Se vedete una mamma in giro con un bambino che ha un nastro blu o indossa qualcosa di blu. La birra. Un nastro azzurro. Stavo per dire azzurro, ma Valentino Rossi. Blu. Non insultateli, perché vuol dire che quel bambino è affetto da autismo e lo sta portando fuori appunto per tranquillizzarlo. Calmarlo. Perché è un problema serio. Allora, quello è un problema serio, sì. Però adesso io mi ci gioco lo scroto, sì, che ci saranno delle mamme stronze che porteranno in giro il bambino vestendolo d'azzurro o con il nastro blu. Si beve una birra. E il fatto è che anche se non ha niente, giusto per poter uscire. Sì. Poi perché siamo fatti così? Io mi sto immaginando la scena e rido perché mi fa ridere, ma non dovrei. Cioè, cosa fai? Gli vai a chiedere, mi mostri che è autistico? Cioè, cosa gli dici? Mi faccio vedere che è autistico? No, magari mi dia la dimostrazione, segnalare comunque la polizia. Poi grazie la polizia... anche sia sanguinaccio che Agnar. Sì, ho capito, però cosa faccio? È una situazione una anche imbarazzante. C'è comunque di mezzo un bambino che, con problemi o meno, è un bambino che, insomma, credo che non sia facile neanche per un bimbo gestire tutta questa situazione. No, se poi è un genitore no, che non è in grado di gestirlo e spiegarglielo, diventa un problema. Ma qualsiasi cosa, cioè, tu fai una cosa che deve essere carina e poi la gente stronza deve peggiorare tutto. Come la questione dei cani, no? Esatto, prendevano i cani al canile per uscire. Ma come la questione della musica alle 6 di sera, cioè... È partita come una cosa che deve essere una volta solo una cosa carina. E la gente e poi si è presa il braccio. Si è messa a urlare dalle finestre, a fare le peggio cose. Ma non lo stanno facendo più da un pezzo. A me non l'hanno mai fatto, ringrazio. Tra l'altro, oggi sentivo mia mamma, che mia mamma lei fa l'insegnante di sostegno, no? Era al telefono con una collega, stavamo parlando del più e del meno. A un certo punto mi pare che stavano parlando di genitori, che mi sa sarà successo qualcosa, no? E tipo il commento di mia mamma a un certo punto è stato questi qui che vogliono
Cioè adesso si lamentano, cioè, venissero a dircelo a noi che dobbiamo tenere una cazzo di classe intera di bambini piccoli tutti i giorni, adesso lo sentono. Sì, veramente. Porca troia, infatti. Io veramente essere fare la maestra penso sia veramente un incubo, perché io ero veramente un testa di cazzo da bambino. Guarda, non avevo dubbi, Morelli. E c'ho la madre maestra. E ha fatto pratica. Sono peggiori quelli. Ma infatti tua mamma è tempratissima. Ce l'hai il tappeto di bambù chiaro? No. Te lo do. Va bene, grazie. Te lo impari. Così impari. Te lo smollo qui. Ma l'hai già preso il cranio di mammut? Sì. Okay. Cranio di mammut. Di mammut. Soldi, soldi. No, la gente non si rende conto assolutamente. Cioè, boh, non so. Purtroppo, ma il problema è che ci sono sempre i furbi, quindi magari lo fanno anche al rogo. Che lo fanno magari anche con intenzioni positive, però sono cose che non devi fare. Ci sono i furbi in ogni cosa. Ma come dicevo prima, io non riesco a sgridare, anche se c'ho ragione, non riesco a sgridare o arrabbiarmi con uno. L'unico modo per farmi arrabbiare è che ti dico su e che mi provochi e mi fa arrabbiare. Lì ok, poi è la fine. Però se non mi dici niente, io sono uno che non ti dice nulla. No, anche io sopporto e basta. Ma perché come diceva giustamente Gabriel, tu non conosci quelle persone lì, non sai il loro background, non sai perché non sono in giro. Esatto, non sai con però, chi stai parlando. Secondo me non dovrebbero essere in giro. Il problema è che io oggi ho detto che probabilmente vogliono prorogare fino a maggio, proprio per il fatto che c'è gente che continua ad andare in giro. Sembrerebbe. Cioè, quanto dobbiamo andare avanti? Ha fatto anche però una pare che il picco arrivi il 16 aprile. Sì. Però hanno detto che secondo le stime, sempre se continuano ad andare così, sì, dal 5 al 22 dovrebbe sparire, secondo quello che dicono loro. Se segue il trend. Sempre. Sì. Che è una stima che dal 5 al 22 è una roba abissale. Il 22 aprile si parla appunto di... No, 5 e 22 maggio, eh? Ah, 5 e 22 maggio? Sì. No, io ho detto aprile. Hanno detto no, 5 e 22 maggio che scompare tutto, ad aprile che ci sarà scompare poi... tutto, ok. Ma guarda, ti dirò... io sarei molto contento se sparisse tutto tra il 5 e il 22 maggio. Anch'io. Sì, tantissimo, ci metterei la quanto, firma. Per quanto è ancora un altro mese ed è tosta. Mi hai fatto un commento che cioè, sono preoccupati per il ponte del 1 maggio. Che cazzo, come? Del 25 aprile. No, dico, ma il ponte del 1 maggio, ma c'è gente che veramente sta pensando al ponte del 1 maggio. Io voglio fare la grigliata. Vaffanculo. sono preoccupati del ponte del 1 maggio. Se inizio oggi, l'ho detto a loro stamattina. Volo, fammi vedere. Stamattina ho detto voglio uscire di casa. E se sono io a dirlo, vuol dire che inizia a diventare pesante la situazione. Perché io non voglio mai uscire di casa. Se posso scegliere tra andare a Disney World e stare a casa a dormire, scelgo sempre stare a casa a dormire. Confermo, lo confermo assolutamente. Tirarlo fuori di casa è un disastro. Ma infatti sparire, tra virgolette, ragazzi. Andare fuori poi di sono casa stato... dove, però, scusa? Come? Cosa, volevi andare fuori di casa, ma dove? Ma non lo so, appena finisce tutto, dove? Prendo, faccio una corsa, scappo, non mi trovate più. Corro nella notte. Stavo guardando gli orari, io lavoro... 25. Vale? Vale? No, che lag di merda, è proprio entrato in una galleria. Vale? Vale? Pronto? Adesso ci sei. Ok, non so cosa è successo, non ho toccato nulla. Non lo so, dai. Intanto vedo il mio timing. Lavori a Pasquetta? Lavoro Pasqua, Pasquetta. Io da 1 maggio. Tutti li prendo. Ma è possibile? Ho dei turni del cacchio. No, scusami, il gran cazzo. Sì. Morelli, dove sei che devo darti gli occhiali squadrati? Non sei ancora arrivato? No, stavo pescando dalle mie parti. Ma vieni qui, ma scusa, ma siamo venuti qua a cincischiare, secondo te? Eh sì. No? Beh, effettivamente. Aspetta, che questo è grosso, Una spigola. Ma io, Gabriel, invece ne ho buttate 500 e non ho beccato la stronza dorata lì, il cazzo d'oro, cos'è che era? Hai cercato che ora spawna? Com'è? Hai cercato che ora spawna? Sì, sì, dalle 9 di sera alle 4. No, dalle 4 di pomeriggio alle 9 del mattino. Lo so perché Moro ce l'ha e l'ha preso stanotte. Io l'ho presi tutti. Manca il telescopio e ho presi tutti due giorni fa. Con 2P. Ma comunque per me sta diventando veramente tanto, tanto pesante. Ma infatti anche la mia produttività è sotto le scarpe. Ci sto mettendo una vita a montare i video perché vedo tutti che sono a casa. E mi demoralizzo, è incredibile, è una roba... Non ho voglia. Adesso...
Cazzo. Anche perché io vi ricordo che voi siete chiusi nelle vostre case, io sono chiuso nel mio luogo di lavoro. Cazzo. Ma inevitabilmente la situazione ti fa andare in up and down, nel senso che io ci sono dei giorni che non me ne frega niente, ci ho pensato tantissimo anch'io mentre lo stavo per dire. Io ci sono dei giorni che non me ne frega niente, ci cioè sono come se per altri che ho dei momenti un po' più di sconforto, mettila come ti pare. Amore, ce l'ho già il blueprint del tappeto di bambù. Ma come? Penso sia io pensavo che dessi il tappeto, vedi, te lo riprendo. No, te l'ho anche detto, niente, lo vendi. Arrivo con gli ossi, arrivo. Dallo a Gabriel. Ti manca Gabriel? C'è già un altro personaggio qui. Chi? Ma non è venuto nessuno al L'ho chiamato con il coso, con... Io l'ho trovato. Ah, vuoi una carta amiibo? Ma non mi piacciono quelli prendi che Prendi Tamara, hai. Prendi. C'è no. Tamara, vuoi Tamara? Non voglio, mi sta sulle palle. Adesso Morelli me l'ha fatta odiare, non la voglio Tamara. Smart working 24 ore su 27. La mia vita è smart working, io quindi... Io ho trovato una lavatrice con la carica dall'alto, comunque. Anch'io, quella che ho nel mio bagno. Bella. Old. Il mio vi- la mia vita è smart working. Che perché te, ci sta, perisce, mi piace. Di old perisce. Però ogni tanto ho bisogno anche io di uscire, come immagino tutti voi. Ma infatti, in realtà a me basta farmi un bel giretto con Sifettazzi, la mia bella mezz'ora. Dai, domani vai a fare tu la spesa, va bene? Ostia. Viaggio nella zona della depressione, praticamente. Vabbè, e l'ho fatta io le ultime due volte, ho visto che sei triste, ora no? Tanto la... Vai tu. Fatta? Va bene, cioè, se vuoi, sì. Torno a casa più triste di prima. Fregato, fregatissimo. Perché due mani. Ciao, va. Ho una trattantola. Vado a vendere subito, prima che poi mi ciulano i soldi. Il problema, sapete qual è? Adesso voi non so di dove siate, però da noi in Veneto la quarantena è iniziata un pelo prima e io per sicurezza ho iniziato alle prime avvisaglie a stare un po' attento. Lo sapete perché mi conoscete. Quindi in realtà io sono al secondo mese, credo. Anche di più. Ma penso un po' tutti noi. Tutti noi, tranne Valle. No, che, cioè, in realtà quando hanno annunciato le due zone rosse che erano... anche perché io c'ero praticamente Marche Romagna... Quanto è durata? Due giorni? Una settimana? No, sì. Sì. Una settimana, una dal 2 all'8 tipo. Grazie a Ricknis per i 6 mesi. Io non ho un cane. E tu sei messo pure peggio. Perché quel poco che faccio. Mi ricordo che vi sfottevo dicendo: ah, sono in mezzo a tre zone rosse, però io posso uscire. E invece niente. Sì. Gabriel mi propone di comprare la cosa, l'edicola. Non me la posso permettere, ma se potessi andrei in bancarotta perché voglio tenere tutto. Certo. Io ho tutte le cose e le collezioni. Sono belle, davvero. Tutto, ma anche le riviste, anche oggi. Quelle di Alfonso Signorini? Sì, tantissimo. Ah, tantissimo. Come lavoro, dici proprio? Sì, sì. Ma a me, io da piccolo... Se tu mi dicevi dovrei vivere cazzo, qui dentro, però, l'avrei fatto. Ma l'edicola anche a me da piccolo era un posto magico per me. C'erano le figurine. Ti devi svegliare veramente presto. Cartoleria per in ma infatti vivrei lì, Gabriel. Sì, Gabriel, vale. Vivrei lì dentro. Adesso immagino il povero Cristiano che c'è dentro e deve affrontare spese, freddo e tutto. E dico, vabbè. Ma sono aperte le piccole? Sì, Gabriel è aperto. Sì, non... No, adesso se non sbaglio. Adesso vabbè. Strani provi. Adesso Gabriel dovrebbe mutare un po' la sua situazione. Non so se lo vuole dire o se lo vuole lo dice lui. Che se ci sono dei cambiamenti in corso. Io se sto a casa non faccio nulla. Fa il giornalaio quello che lancia il giornale dalla bicicletta. Bellissimo. Il bambino fa. Una roba che da noi non esiste. Sono una roba americana. Ti sparo se mi lanci il giornale alla porta. Oh, testa di che cazzo vuoi? Perché? A parte che lo fa su un condominio, ne lancia uno. Ok. Chiude un paio d'ore prima. Ci devo mettere però per arrivare nella tua merda di isola. Stai arrivando? Sì. Ok. Però un franchise. Forse neanche in America ci sono più. Bello il franchise di edicole. Grazie a Fededal per i 32 mesi. Vado a vendere le ultime 2-3 cose che poi chiude tutto. Amore, se devi vendere devi sbrigarti. No, devo
darti fossili. Ok. E vedi se ce ne sono che ti interessano. Ce ne sono tre. I miei li ho portati tutti. O quattro. Come fai a sapere quali hai, Morelli? Basta che guardi nel, dove? Nel nello stello matto. Sì, ma non lo puoi fare, guardare a casa di gatto, quindi? Di gatto no, io mi incubo, infatti, a me non me ne frega un cazzo. Di... Ma come? Ma ti prendo tutti, poi mi torno indietro e vedo quelli che c'ho. Non c'ho. No, 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 prendimi io. È quello che faccio io. Non è giusto. Anzi, adesso sai cosa? Li prendo, li vendo direttamente nel negozio di gatto e me ne vado. No. Cigatto, li capisco, per lo studio... Anche io mi sarei buttato molto di più nello studio. Per quanto riguarda il lavoro, fa figa, non... No, so. Secondo me no, è terribile studiare e non poter uscire. Invece... No, hai, no, sei obbligato a farlo. Sacco, no, no, prima no. Di lui c'era un sacco di gente che diceva che studiare è una merda. No, quindi... no, vai fuori di testa. Però... Io non lo so, ragazzi, non ho mai studiato. Per uno che invece si distrae facilmente dallo studio, questo credo sia una manna. No, non so, credo. Assolutamente so come no. Funziona. Anzi, io mi distraevo senza fare niente. Io mi distraevo un botto all'università. Botto, dove cazzo abiti? Perché non c'è una strada? Luni? È perché non l'ho ancora creata. Cranio plesiosauro, corpo plesiosauro. Coda, dov'è che andavi tu, gatto? All'università. Pteranodonte. Non so cosa sia. Ma questi, allora, li posso prendere quelli che mi pare? Sì, sì, sì. Allora. Sì, esatto, mettili distanti, stavo guardando perché sennò si mischiano, è un disastro. Guarda, intanto ti do il torso del mammut che questo... Da studentista sto soffrendo. Questo sicuro mi manca. Poi torso brontoterio. Non me lo ricordo, quindi va bene. Cranio smilodonte. Quello ce l'ho. Quello non mi ricordo, forse... Cranio dimetrodonte. Ma sono le 10, ragazzi. Sono le cranio 10. Di brontoterio. Ma che? Ma non è lo stesso di prima? Coda di diplodoco. No, quella ne ho 80. Quella ne abbiamo 6-7 a testa. La coda di diplodoco è, credo sia la cosa più trovabile. Le caramelle. Ma riportatela... Aspetta. Si è chiuso il negozio. Io ho venduto tutto quello che dovevo vendere. Io sono molto soddisfatto, ho fatto un sacco di soldi e l'ho ripreso subito perché dovevo fare. Mi dai gli occhiali? Voglio vederli più che altro. Sì. Questi mi piacciono. Dai, che domani aprono le ague e filo. E da me no. Da me è già aperto oggi e c'era un bel po' di roba carina. E io mi aspettavo aprissero oggi, invece domani. Anche io, che inculata, guarda. Vai, Moro, cambiati Museo, davanti a noi. Ti stanno veramente di merda. Che terribile. Cazzo. Okay, ufficialmente è finito di... Vabbè, magari li darò ad Ale Killing. Vediamo se li vuole lui. No, questi qui sono i miei. Grazie ad Erika per la sub. Se non fossero distanti mezzo metro dalla mia faccia. No, se non fosse che gli mancano le astine. Porca miseria, veramente. Perché non hanno le astine? Ma perché sono distanti 3 km dalla faccia? Ma sono non appoggiati senso. Al tuo naso e basta. Questa, la mascherina però è attaccata. No, ah no, non è vero. Cazzo. Non è vero, però è molto è vero, inclinata. Si vede, anche ma la cosa peggiore è su Antonio, che è un frontiere. Ce li ha appoggiati sulla testa gli occhiali. No, ce li ha appoggiati in fondo, lontanissimo dagli occhiali. No, dagli occhi. Da tutto. Sì, ma ce li ha tutti sbagliati. Porca miseria. Perché è stupido. Ma non prima sexy. Ho provato. Giusto. Mi scaldo la cena. Non posso. Devo pescare. Un congelatore, gatto. Un congelatore mi manca. Io sul frigo mi serve il congelatore. No, il frigo ce l'ho. Ah no, il congelatore. Ok, perfetto, grazie. A me non dai niente, Morelli. Perché vi scambiate le cose tra di voi e non con me? Ci sono anch'io. L'ho costruito io con le mie mani. No, mi fa schifo, ci sputo dentro. Tu. Ma come? Vuoi una lavatrice con carica dall'alto? Ti racconto la mia cena? Raccontamela. Pollo Gong Bao. Oh santo cielo, peperoni, cipolle, arachidi tostate della Asia Mama da scaldare in microonde. Asia Mama? Sì. Mama. Vabbè, io chiuderei a questo punto. Con Asia Mama. Con questa Asia Mama io vi ringrazio tutti quanti per la compagnia che ci avete fatto. Grazie anche alla chat per la compagnia che avete fatto, per le donazioni delle sub, quelli che sono riusciti a vedere la live. Stai facendo buchi, brutto bastardo. No. Stronzo. Fanculo la tua isola di merda, bastardo. Santo cielo. Fanculo, me lo scappo col dodo a baldo.
poi sto tornando a casa già di mio. Ti tira un calcio in culo mentre all'ultimo, no? Mentre sei sull'aereo. Quindi ci vediamo domani mattina sempre con Animal, vedremo le signorine Ago e Filo. Ho una nuova pomata che non vi ho mostrato, si chiama Setilar ed è per i tendini. Ma, è tutto smerdato il sistema. Che? Il bicchiere col verme. Perché l'ho toccato prima, non c'era, che palle, aspetta. È sta ballando fuori, sta facendo zigulin zigulin. Ma che cacchio. Più piccolo Pippo Franco. Che schifo, guarda te. Era perfetto, oggi si è spaccato tutto, porca troias. Ok, ci siamo, l'abbiamo risolta. Quindi buonanotte, vi radio buonanotte. La roba perché lunedì, non me l'avete ricordato però. Raid, ci chi? Beh, diciamo, ma noi eravamo qua e tu dove? Tu eri là? Io farei un rutto. E anche un rutto, Burk. Potete metterci anche un rutto, però dovete scriverlo bene. Burk. Buonanotte belli, a domani. Ciao, notte. Notte.